L'Italia, si può proprio dire, è il paese dei maghi. Ce n'è per tutti i gusti, principi delle tenebre, docenti di scienze occulte, veggenti che praticano tutti i tipi di rituali, accademie che propongono corsi di magia cosmica, laureati in astrologia, occultismo, esperti di magia nera. Si calcola che nel nostro paese cartomanti, preveggenti e affini siano almeno 20.000. Si mostrano ammiccanti sugli schermi delle televisioni private, sulle pagine dei quotidiani, delle riviste specializzate, perfino sulle pagine della Telecom, che fornisce ai propri abbonati oroscopi e lettura dei tarocchi. Secondo l'Istituto di Studi Sociali di Perugia, ne rimangono ammaliati 2 italiani su 10. 12 milioni di nostri concittadini vanno dal mago almeno una volta all'anno, un giro d'affari che supera i 2.000 miliardi. Per filtri d'amore, pozioni contro il malocchio e talismani portafortuna si possono spendere dalle 500.000 lire fino ai 50 milioni. Evitiamo le fatture, naturalmente. Tutto rigorosamente in nero, come la magia del resto. A Milano astrologi e cartomanti sono più di 3.000. A loro si interessò anche la procura e l'inchiesta portò alla perquisizione di un'ottantina di studi. 50 i maghi e le fattucchiere denunciati a piede libero per truffa e abuso della credulità popolare. Si dicevano in grado di indovinare il futuro, amori, disgrazie. Non furono in grado di prevedere l'arrivo delle volanti. A Salvina, che chiama da Ragusa, perché ha un problema abbastanza serio. È nata il 21 luglio del 39. Allora, la signora è vedova e ha 3 figli, uno dei quali, cioè lei dice, 2 sono bravissimi, non ho il minimo problema. Uno invece dei miei 3 figli mi dà molto molto da pensare. Allora signora, mi dispiace ma deve stare molto attenta, perché il ragazzo dentro del destino ha 2 cose, una bella e una brutta. Allora, ha una ricchezza di suo dentro del suo destino che appartiene a lui, molto bella, però di fianco ha, diciamo così, dei rischi di prigione molto grossi. Sì. Ecco. Come fa il comune mortale a riconoscere l'operatore dell'occulto onesto da quello disonesto? E in più, chi ci difende poi da ciarlatani? Signorina cara, io devo dirle una cosa che non so se la faccio ridere o no, ma adesso ce l'abbiamo che ci difende. Andate, chiedete a Panunzio e lui vi dirà chi è vero e chi non è vero. Allora, chiedete a Panunzio e noi Panunzio ce l'abbiamo qui. Professor Giovanni Panunzio. Buonasera, grazie. Buonasera, è il fondatore del telefono antiplagio, che cominciamo già subito a dire è lo 0338-83-85999. Esatto. Allora, Panunzio, questi 2 signori, queste, in realtà non è Vanna Marchi è un marchio, sì. È la figlia con il mago del Rinascimento, e questo Giancarlo Giacomini, che abbiamo appena visto, hanno avuto a che fare con voi altri. Certo. Voi avete già fatto in pochi anni di attività, e da quando siete... 2 anni e mezzo, quasi tre anni di attività, avete fatto più di 3.000 segnalazioni alla magistratura, all'autorità del garante, eccetera. Sì. Ecco. Ci racconti un po' se questi signori hanno avuto dei problemi o meno con voi. Il mago del Nascimento è un cameriere con permesso di soggiorno per esercitare questo mestiere, quindi praticamente in Italia illegalmente. Basterebbe appunto, noi abbiamo fatto la segnalazione anche alla questura, basterebbe andare a controllare, potrebbe essere rispedito tranquillamente in Brasile, non può fare il ciarlatano perché in Italia questo mestiere è vietato. Il problema che hanno avuto, che ha avuto con l'antitrust in particolare, è quello di aver prodotto e proposto pubblicità ingannevole insieme a Vanna Marchi e alla figlia Stefania. Questo è il primo mago. L'antitrust cosa, li ha censurati? Sì, li ha censurati per pubblicità ingannevole, cioè gli ha imposto di non trasmettere più affermando determinate cose. È chiaro che poi loro trasmettono cambiando il testo. Ecco, quali sono le cose che non possono dire, per esempio, che degli amuleti servono per diventare ricchi. Questo è un esempio tipico, oppure che possano servire per risolvere situazioni familiari. Mentre invece una consulenza astrologica o di cartomanzia non è vietata. Diciamo che l'astrologia in Italia non è vietata, la cartomanzia sì, molti mischiano proprio per creare confusione. Abbiamo anche qui con noi Alfredo Barrago. Alfredo Barrago è un mago, l'abbiamo qui in trasmissione perché ci farà vedere parecchie cose che i maghi fanno, che se siete stati dai maghi
o se avete avuto qualcuno che vi ha fatto qualcosa davanti agli occhi dicendo che era paranormale, magari ci avete creduto, e magari stasera vi metteremo, se non altro, qualche dubbio. Sedicenti maghi impugnano una penna e la muovono in modo isterico su un foglio. Alcuni purtroppo riescono a suggestionare invece le persone, perché usano, poi lo vedremo, abbiamo preparato lì un antro magico dove facciamo qualche esperimento, usano delle cose un po' più sofisticate. Se adesso andiamo al nostro angolo magico, sì, facciamo vedere veramente in diretta come si, sì, fa a scrivere una penna. Venga, venga con me. Mostriamo questo fenomeno. Vorremmo con un semplice block notes. È una... Facciamo vedere il block notes. Sì, è una penna. Accade una cosa stranissima, davvero strana, davvero curiosa. I maghi in questi casi dicono che cercano un contatto, qualcosa, e purtroppo lo trovano, ripeto, con grandi, sì, espedienti, con grandi trucchetti. Parlando, sì, sì, sì. Ecco, vede, vede, a un certo punto succede una cosa stranissima. Io posso anche lasciare questo, di modo che non si pensi esatto, a delle manipolazioni. Guardate la penna, io sono allibito, la penna continua a muoversi. Sì, e sta accadendo qualcosa, e c'è un messaggio per me. C'è un messaggio per me. Per la prima volta è un messaggio simpatico, perché non ha nulla a che vedere con non le divinazioni. Spero che voi, se ho capito come, cosa sta finendo di scrivere la penna, ecco, esatto. Sì, 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 perfetto, spero che voi perfetto. Lo possiamo, diate retta al mago, perché sennò vi può succedere qualcosa. Anche strappare e... Ecco, vediamo, riusciamo a inquadrare. Ecco, se vedete... C'è un messaggio. Ecco, leggete bene il messaggio, ci rivedremo dopo la pubblicità. Mia figlia veniva spessissimo a casa mia, ci si vedeva quasi tutti i giorni, spesso veniva a casa mia. Sono ancora qua i giochi. Questi sono i regali di Natale, del suo compleanno. C'è la calza anche della Befana, che la mamma non mi ha permesso di dargli, no? Sua figlia quanti anni ha? 11 anni. È da un anno che non la vedo più. La sua storia risale al 1982, quando lei ha deciso di rivolgersi a questo individuo. Sì, ho conosciuto questo guaritore, che io oggi definisco un ciarlatano, nell'82, sì. Per quale motivo lei si recava da questo signore? Per motivi di salute. Le sedute in cosa consistevano? Andavo da lui ogni 15 giorni, mi dava dell'acqua da bere, l'acqua da bere ogni giorno al mattino, facendo un segno di croce, e basta. E poi anche a seconda delle patologie dava anche una crema che diceva di preparare lui per determinati disturbi. E lei è entrato in amicizia con questo signore? Sì, siamo diventati amici col passare degli anni. Poi ha conosciuto la sua compagna e ha deciso di avvicinarsi anche lei a questo mago? Sì, questo lei successivamente nel 90 ha cominciato a frequentarlo, sì. Quando si sono incrinati i rapporti tra lei e questo guaritore? Dunque, tutto è iniziato nel 91, perché nel 91 ci ha rivelato di essere la reincarnazione di Gesù Cristo, e poi ha detto che la mia ex compagna era la reincarnazione di Anna, la mamma della Madonna, e per quanto riguarda me io ero la reincarnazione di uno dei soldati romani che si era giocato la tunica di Gesù a dadi sotto la croce. Io ho cominciato, appunto, io non ho mai creduto a questa rivelazione. Invece la mia ex compagna ha cominciato a crederci ciecamente, e quindi io ero accusato di essere un infedele, no? E quindi lì è stato l'inizio che si sono incrinati i nostri rapporti. Devo dire che poi diciamo gli occhi definitivamente su questo personaggio, su questo ciarlatano, li ho aperti poi nel 95. Da quel momento, dal 91, la sua compagna si è sempre più avvicinata a questo individuo e si è sempre più distaccata da lei. Esattamente, è successo proprio questo, infatti poi noi ci siamo lasciati definitivamente nel 94. Il principale motivo per cui i maghi riescono a speculare e a guadagnare è lo stato di necessità, cioè le persone in necessità di vario tipo, sentimentale, economica, cadono
nelle reti degli operatori dell'occulto perché sperano di trovare l'ultima spiaggia o di trovare un papà che risolve il problema del bambino e loro rappresentano i bambini, insomma. Quindi è veramente il 90% dei casi, quel 10% lo lascerei alla curiosità delle persone, ma nel 90% dei casi c'è proprio questo stato di necessità. Ascoltiamo adesso una telefonata autentica arrivata all'antiplagio, che è intervenuta, una telefonata che arrivava da Sanremo. Noi abbiamo un'azienda, 4 figli lavorano in questa azienda, tutti d'amore e d'accordo, si va avanti abbastanza bene. Sì. A un certo momento mia figlia incontra un mago, lei era un po' depressa, ha incontrato questo mago e questo mago dice che aveva un tumore, che la curava, l'ha curata per il tumore, poi dopo ha curato anche mio figlio, ha tirato dentro anche mio figlio e l'ha curato per la leucemia. Allora alla fine li ha convinti che poteva dare i poteri a mia figlia che anche lei potesse curare questa gente, tutta la gente che c'è sulla terra. Ma ho capito. Ecco. Hanno speso molti soldi i suoi figli? I miei figli, guardi, io non so dirglielo, ad ogni modo lui aveva un'azienda a terra, gliel'hanno ricostruita. A lui, al mago? Sì, non so se le abbia dato qualche cosa. Che azienda aveva il mago, mi scusi? Come? Il mago faceva solo il mago o faceva anche altro? No, solo il mago. Ah, ecco, e adesso sta meglio, sta ricco, sta bene. Viva esattamente. Cioè, praticamente, anziché il mago aiutar loro, sono stati loro ad aiutare il mago, insomma. Senz'altro. Ah, ecco, ho capito. Ma cosa è successo a questo mago? Cosa stava facendo? Come l'avete bloccato? Beh, noi abbiamo semplicemente inviato un rapporto, chiamiamolo così, dettagliato alle autorità Liguria e sappiamo che c'è un'inchiesta. Non possiamo dire altro, ma in genere l'inchiesta si apre, anche perché è un atto dovuto. Poi ovviamente dipende dalle persone, molte hanno paura perché hanno paura che il mago abbia il potere di distruggerle, quindi non firmano le denunce, ma bisogna chiarire ai telespettatori che se il mago non ha avuto il potere di aiutarli, non può neanche avere il potere di distruggerli, quindi è un ciarlatano. I maghi sfruttano e utilizzano e strumentalizzano gli oggetti e i simboli della religione, nella Bibbia ci sono 200 passi contro la magia e lo spiritismo. E io li ho anche raccolti per mio scrupolo. Ci vorrei precisare che nell'Apocalisse i maghi sono fuori dalla città santa, insieme alle prostitute, insieme agli assassini. Quindi attenzione, i propri ciarlatani, i fattucchieri. Veronica chiama da Pozzuoli, è nata il 24 febbraio del 70. Allora, è fidanzata da qualche anno con un ragazzo di Roma. Allora, lei vuole che lui si trasferisca a Napoli perché vuole sposarsi. Ma lui trova sempre delle scuse, o meglio, lei vorrebbe sapere se è una scusa o se è la verità, perché lui lavora in posta e la scusa che ha con la fidanzata è quella che non gli danno il trasferimento. Allora, così facendo gli rispondo, eh? Allora, lei cambi completamente vita, cambi completamente tutto quello che lei già pensa dentro di sé di cambiare, perché così facendo riuscirà ad a vivere meglio, perché la signora ha certi dubbi che sono certezza, li dico io. Due temi difficili, uno quello dell'amore e l'altro è il problema dei risultati. Uno, come può in qualche modo valutare i risultati? Se questi signori che parlano in televisione e dicono queste cose avessero la soluzione a tutti i problemi, risolverebbero anche i loro problemi, non starebbero lì ad aspettare i gonzi che telefonano, che vanno nei loro studi. Cioè bisogna veramente capire che è un investimento pubblicitario. Cioè quella società di Vanna Marchi nel marzo del 95 ha investito su quell'emittente oltre 300 milioni e abbiamo i dati forniti dall'antitrust ufficiali, non ce li stiamo inventando. Ciò vuol dire che se loro investono oltre 300 milioni in un mese, incassano almeno 1,5 miliardi. E poi voglio dire a proposito dei risultati che sembra che i risultati siano sempre o spesso positivi, in realtà i risultati negativi non vengono mai fuori perché le persone hanno paura di esporsi, hanno paura, si vergognano, insomma, ecco. Quindi è chiaro che chi ottiene risultati... Fino a un certo punto, perché da quando comincia a circolare la voce che c'è il telefono antiplagio, voi siete inondati dalle telefonate. Qualcuno prende coraggio. Sì, sì, il coraggio viene e si acquista perché vedono che si ottengono i risultati. A differenza di questi maghi che hanno comunque un grosso giro d'affari, alcuni di più, alcuni di meno. La conferenza episcopale ha parlato di oltre 5.000 miliardi all'anno. Esatto, il telefono antiplagio ha budget zero perché voi non siete assolutamente gratuiti. Assolutamente, non abbiamo neanche le tessere. E come vivete? Comitato spontaneo di volontariato, ci autofinanziamo. Siamo, compriamo i francobolli, le buste. E chi vi dà una mano? Beh, un po' quelli che così magari ci dicono, avete bisogno di qualcosa, signora, ci vuole mandare i francobolli per la risposta, noi accettiamo volentieri. Noi abbiamo fatto anche una ricerca. Allora, diciamo che nella nostra ricerca, oltre 50 operatori, tutti avevano precedenti penali. E questo ufficiale? Ufficiale. Sembra quasi che, non potendo svolgere altri mestieri, visto che hanno precedenti e non sanno come sbarcare il lunario, anziché andare a lavorare, fanno i maghi.
Io gli chiedo, gli dico, che se si guadagnasse il pane onestamente, magari inventandosi qualche altra cosa che non sia la magia, forse potrebbe essere più simpatico. Che tipi di precedenti, i più ricorrenti? Diciamo i più ricorrenti sono truffa, la truffa. Truffa è il primo, al primo posto. Grazie a diverse segnalazioni di, come si chiama, clienti di maghi che ci hanno riferito questa specie di effetto speciale. Allora noi ci siamo preoccupati di riprodurlo anche nella speranza che poi qualche telespettatore lo riconosca come effetto visto dal mago. Allora, adesso io ovviamente scriverò, lei vuole scrivere una frase, una frase d'amore quella che vuole, solo è solo per ricordare a qualcuno più o meno cosa accade, no? Ecco, a questo punto ovviamente scrivo una delle più un grande classico. Ti voglio bene, va benissimo. Allora, adesso lo pieghiamo in quattro, in faccio sei. Io? Sì, meglio. Piegato. Così, ancora. Ancora uno? Ancora uno, così. E poi con questa cordicella facciamo. Facciamo un legamento. Leghiamo così, ecco, molto bene. Attenzione, grazie. A questo punto abbiamo qui un posacenere assolutamente vuoto. E sì, mettiamo qui nel posacenere, possiamo anche stringere, ottenere un attimo così, possiamo anche tenerlo un attimo così in vista, in favore. In modo che si veda bene. Ecco, il mago adesso, in un contesto diverso da questo, quindi con suggestioni varie, avvicina questa fonte di calore e vediamo cosa accade. Che è una bacchetta magica che ha del magica. Calore in punta. Sì. Succede questo, non si spaventi, eh? Naturalmente non c'è più traccia del legamento, quindi in questo caso è stato sciolto. Impressionante. Cioè è ovvio che in un ambiente particolare. Naturalmente arriva persone suggestionabili. Al cliente poverino una botta di adrenalina, per cui la suggestione è al massimo. Ecco, di cose di questo genere che sono molto impressionanti, i maghi ne fanno. Sì, un largo uso davvero. E ce n'è una molta varietà, mi pare. Ho capito. Sì, ci sono i giochi di prestigio che si prestano, no? Quelli che nel nostro gergo chiamiamo mentalismi, per esempio, sì. Quindi che apparentemente si appellano a facoltà paranormali. Ecco, tipo, non so, indovinare una parola, indovinare una frase, trovare una parola in un libro chiuso. Queste cose le fanno, poi si regolano, dipende da chi hanno di fronte. Ecco, però possiamo dire alla gente che tutto questo genere di cose, comunque c'è ci sono sempre i trucchi. La mia ex compagna mi disse che il guaritore ci chiedeva un prestito di 20 milioni e io gli ho detto guarda che non come facciamo, non li abbiamo, non possiamo, e lei mi disse ma lui ha detto se ce li facciamo prestare dalla banca poi ce li restituisce mese per mese. E i primi mesi mi ha restituito la somma, poi a un certo punto, dopo un po' nel corso del 93, mi ha detto guarda non posso più restituirti i soldi perché sto fallendo, insomma non trova bene, e gli ho detto fa niente, appena poi me li ridarai, e non li ho più visti. Il telefono antiplagio mi ha detto di scrivere tutta la mia storia, che poi ci avrebbero pensato loro. Così ho fatto, sono partite le indagini, che poi sono sfociate nel dicembre dell'anno scorso, c'è stata nel blitz a Milano dei maghi, erano circa 60, c'era dentro anche quel ciarlatano, no? E quello che ho saputo che è stato due giorni in stato di fermo, gli hanno perquisito l'abitazione, gli studi, gli hanno fatto chiudere. Allora, Marcella chiama da Varese, è nata il 28 giugno del 1941, ha una causa a fine mese con un'assicurazione da cui deve avere dei soldi parecchi da 4 anni. Allora, dovrebbe esserci la causa a fine mese, a meno che non venga rinviata. Vuole sapere da te se è possibile, se riuscirà a concludere questa cosa ottenendo anche solo magari una parte di quello che avanza. Yeah.
è una cosa che non, come posso dire, non è molto chiara, eh? Io non so esattamente chi persona curi questo problema per questa donna. Io credo che sarebbe il caso di che questa donna cambiasse persona che porta avanti questo... L'avvocato? Ecco, non... Tu non lo vuoi dire? No, ecco, ma signora, cerchi di capire meglio com'è questa situazione, perché la situazione già era da un bel po', doveva già essere a posto già da un bel po', devi cambiare la persona che cura questo discorso per lei. Cosa succede in tema di reclami? Finora non abbiamo visto gente che ha avuto grande soddisfazione. No, assolutamente, tra le segnalazioni dell'antiplagio nessuno ha avuto i soldi indietro, cioè è per questo che sono rivolti a noi. Il famoso slogan soddisfatti o rimborsati. Sì, questo è il primo. Il secondo è compenso esito raggiunto, quello di cui parlava lei prima. Compenso esito raggiunto è proprio una vera truffa, spiego semplicemente. Loro dicono non vogliamo soldi, però pagateci il materiale. Poi ci darete i soldi del lavoro dopo. Ora, il materiale, se la candela costa 5.000 lire, ti fanno pagare 500.000 lire per una candela, è chiaro che... Dell'incenso... Sì, adesso ho fatto un esempio. Quindi loro sono abbondantemente pagati prima. Mi sono stato convincere dalla guardamarchi, sì, che mandano, eccetera. Sì. Io ho speso un mucchio di soldi, talismani, eccetera. Quanto tempo fa lei si è servito di... Guardi, oramai sono diversi mesi, sono 9 mesi, perché i primi 3 mesi mi hanno mandato i numeri, lei vincerà qualcosa. Io naturalmente non avendo pensione niente, ho pensato bene di essere uno un po' credulone. Certo. E allora non si preoccupa, qua eccetera. Poi lei ha delle negatività. Allora mi mandano le candele, 3 candele. Ecco, io ho speso, mi sembra, 250.000 lire. Poi dice, no, le mando un anello, eccetera, mi ha mandato la... Io telefono a Torino, Sì. E mi manda un anello da mettere al collo. Poi dice, no, altre 200.000 lire mi manda un medaglione col sole. Quanto ha speso in totale lei? Non me ne parli, avrò speso... Non lo so, a parte del lotto lì ho speso parecchio, perché naturalmente puntavo abbastanza forte, certo, per vincere una somma un po' decente. Sì, sì, certo. Io ho speso, non so, fra più di 1.500.000 l'ho speso. Comprese le giocate del lotto? No. Oltre le giocate del lotto? Penso di sì, adesso ho tutto lì. Ho capito. Perché mi mandavano senza ricevuto niente, soltanto un bigliettino, sì, una scatoletta con dentro 3 candele, sì, poi una volta mi hanno dato un po' di sale, uh-huh, poi ho messo tutte quelle cretinate lì. Come vedete, qui in questo caso si trattava di un prestito in pensione, cioè c'è un po' una certa trasversalità anche nella creduloneria. È un problema educativo, cioè uno può essere anche colto, ma se l'educazione alla base è scadente oppure non va nella direzione più razionale, diciamo non scettica ma più razionale, è chiaro che può studiare quanto vuole ma può anche cadere vittima di questo umano. Per dire che si può essere facilmente suggestionati. Sì, certo, ecco, certo. E talvolta, adesso mi rivolgo al mago finto vero o vero finto Barago, i maghi hanno a disposizione molti strumenti per dare l'impressione, dare la prova, come si dice. Sì, purtroppo sì. Uno di questi più diffusi, uno degli strumenti più diffusi è quello dei tarocchi. Sì, quello dei tarocchi. Farei un esempietto. Andiamo a vedere mentre... È un metodo quasi infallibile questo. Se un mago deve convincere che le cose vanno male, per cui il cliente deve acquistare un talismano, accade questo: prendono una carta che può essere, vediamo, è capitato le stelle, una carta magari positiva o abbastanza positiva, la dispongono qui e poi sperano in qualche modo e con qualche trucco che questa carta si modifichi. Ecco, questo è un segno piuttosto negativo. Questo significa che la persona in questo momento impressionata acquista 100.000, 300.000, mezzo milione. Mi fanno vedere la carta positiva, dice vediamo se resta positiva. E si trasforma. La gira e si trasforma. Queste cose non le vediamo quasi mai in televisione, perché le riservano ai più ingenui che vanno a trovarli lì. Anche perché negli studi. La televisione può non avere lo stesso effetto. Naturalmente, ma noi poi siamo in due, quindi certo, si vede che, non c'è, che il trucco c'era, ma non ci siamo accorti quale fosse. È molto impressionante. Tra l'altro io garantisco che ero alle spalle, che continuo a vedere sempre la stessa carta, quindi immagino che uno in uno studio, in un altro ambiente... Sì, purtroppo in quel contesto, con quel clima, queste cose sono micidiali. Anche le televisioni, moltissime campano di maghi, quindi non hanno interesse a darvi spazio. Ebbene, no, assolutamente. Ecco, però pare che neanche i giornali, adesso non stiamo a fare i nomi, ma giornali piuttosto noti a livello nazionale, soprattutto periodici,
vi facciano molta resistenza. Certo, io posso anche dimostrarlo, perché noi abbiamo creato un problema, cioè abbiamo fatto perdere parecchi miliardi a case editrici, a maghi, a società, a persone anche di un certo livello, a colletti bianchi. E quindi quando abbiamo proposto per una provocazione una nostra pubblicità a pagamento, volevamo pagarla. Supponiamo a pagamento, cioè non la volevamo gratis. Chi la pubblicava... Certo, l'abbiamo proposta a grossi periodici nazionali, settimanali soprattutto, ci hanno rifiutato lo spazio. E questa è una forma di censura molto grave. Adesso sentite questa telefonata che arriva dalla zona di Torino. Pratica, io sono andata da un mago 4 anni fa. Sì. E niente, in pratica... Invece di guarirci, di toglierci le fatture, cioè da come diceva lui, sì. In pratica alla fine a me ha portato, cioè mi ha portato a letto, mia madre ugualmente, e niente, io adesso appunto ho una bambina di 7 anni e lui sta continuando sempre a torturarmi la bambina, lasciando proprio dei segni fisici sul corpo. Non so come faccio se continuo ancora a fare dei lavori a distanza. Si segni, scusi, di che genere? Ma sono dei lividi sul corpo. E... Secondo lei lo fa a distanza? Senta, le ha portato via dei soldi questo mago? 20 milioni. Oltretutto poi ha raggirato talmente tanto mia madre che le ha fatto vendere anche l'appartamento. Sono stata questione dei carabinieri perché mi hanno detto che in pratica non si poteva fare niente perché tramite legge non esiste la magia. Io sarei disposta proprio anche ad espormi anch'io, cioè non ho alcun problema, anche perché in fondo cioè io preferisco forse ad arrivare a far qualcosa, perché piuttosto che andare avanti così non si può. Come al solito, gratta gratta, sovente, sarà un caso, voi capita sovente, anche questo mago, come dicevamo, ha dei precedenti penali. E ciò nonostante compare bellamente e attenzione, anche questo aspetto di comparire talvolta in maniera ridicola, però è una forte pubblicità. Beh, certo, perché 80 lo prendono in giro, 20 ci credono. Adesso noi faremo fare al mago Barrago un esperimento molto molto metapsichico. Sempre con l'intento di sottolineare che comunque coi trucchi si può davvero sorprendere. Ed è una cosa questa che in qualche modo ci fa pensare alla camera Kirlian, che se è vero che il CICAP e il telefono antiplagio hanno sfiancato un po' i maghi, è vero che loro hanno avuto anche una reazione un po' astuta. Alcuni di loro hanno detto: no, noi siamo seri, non siamo maghi, siamo pranoterapeuti, abbiamo delle energie. In alcuni casi hanno anche fatto l'esperimento su delle statue sacre, addirittura. Addirittura? Sacre, sì, per creare proprio questa alone. In questa camera Kirlian, sì, che poi è come una, secondo me, è una fotocopiatrice difettosa che lascia un alone. Allora noi vogliamo esagerare e fare una cosa, diciamo, fotografare il pensiero. Facciamo la Madonna di Civitavecchia, che è una cosa di cui parleremo più avanti e polemizzeremo. Va bene, attenzione, comunque andiamo all'angolo. Raggiungiamo questa volta nell'antro magico una comune Polaroid. Ecco, adesso sì, io mi concentro. Sì. E lei deve pensare a, ripeto, facciamo la Madonna, va bene? Va bene. Ok? Abbassiamo le luci leggermente, grazie, e vediamo che cosa accade. Ecco, esce una fotografia. Prendo la fotografia, ecco. La tengo sempre in mano, in vista, così senza stacchi. E così non c'è il rischio di... Ecco, lei mi diceva che in questo periodo alcuni maghi si stanno riciclando come pranoterapeuta. Sì, perché c'è questa scusa, questa... E uno dei cavalli di battaglia è la foto... La camera Kirlian, c'è questo calo di immagine dei maghi, proprio grazie a questi attacchi che sferriamo. E quindi adesso dicono di essere pranoterapeuti, guaritori, la medicina alternativa che è sul piede di guerra con quella seria, quella vera ufficiale. Ecco, pian pianino si sta formando questo mezzo blu, questo piano americano di Girola, e vediamo... Se intanto, accade intanto qualcos'altro. Mentre noi guardiamo cosa sta accadendo, finiamo. Allora, questi possessori del prana, sì. Devo dire che purtroppo, per esempio, gli esperti del CICAP, che abbiamo visto questa settimana, che rivedremo fra qualche settimana, ci hanno dato un po' di delusione sulla resistenza del prana. Naturalmente. Invece lei ci dimostra che esiste. Noi dimostriamo che... Chiunque tenti di affermare cose paranormali, sappiate che questo è un trucco.
Questo che state per vedere. Se voi guardate trucco. Bene. Ma fra un po' si forma meglio l'immagine e così. Se cominciate a guardare bene, se guardate bene, vedete che mi pare di capire. Mi pare che ci sia il tuo pensiero che esce da qui, Mi esce il pensiero e ho pensato esattamente come mi era stato ordinato, d'altra parte, anzi, come abbiamo discusso prima. Ecco, tu pensavi pensato alla Madonnina di Civitavecchia, alla Madonnina. Cioè, a una statuetta della Madonna. Un ascoltatore di Vercelli ci ha raccontato questo episodio che l'ha coinvolto. 15 anni fa, dice, a Roma, ha incontrato per strada una negra, c'erano una signora nera, c'erano molte persone attorno, lei leggeva il passato, non il futuro, perché diceva che il futuro non è possibile leggerlo, ma che il passato si può leggere perché è impresso nelle persone. Lui dice che è un incredulo, si è fatto avanti e questa signora gli ha detto dove era nato, come era nato, cosa pensava da piccolo, cosa pensava in quel momento, addirittura una lattina di Coca-Cola, e ripetendo che tutto questo per lei era possibile, ma il futuro no. Diciamo che il racconto va verificato, in ogni caso c'è proprio la probabilità. Aggiungiamo però, o il calcolo di probabilità, aggiungiamo però che ci sono gli infiltrati, le spie. Adesso noi stiamo adottando lo stesso sistema, questa è una cosa che dico in anteprima. Cioè adesso noi infiltriamo le persone nei maghi, negli studi dei maghi e nelle sette. Chiaramente non diciamo dove, però il successo dell'antiplagio deriva anche da questo. Quindi anche se qualcuno volesse fare del male a me, ormai dilaga in tutta Italia questa infiltrazione. Certo. Ho capito. Le infiltrazioni poi le facciamo, diciamo anche questo, con delle preziosità tecnologiche che poi ci forniscono materiale. Quindi molto sul utile. Sul passato anche voi siete abilissimi. Da maghi, astrologhi e cose di questo genere va anche gente evoluta, gente importante, gente di un certo ceto o di un certo censo. Le statistiche, anche i sondaggi parlano abbastanza chiaro, pare che il 30% siano diplomati o laureati. Però non è questo il punto, io direi che le persone benestanti possono anche andare per curiosità o perché sono superstiziose dai maghi e farsi fregare, perché sono benestanti. Il problema è per i deboli, per le persone in stato di necessità che nessuno difende. Adesso attenzione con uno spillo, perché ecco, ci mettiamo in favore così di camera. Attenzione, con uno spillo succede qualcosa di molto strano, attenzione. Ecco, un po' impressionante perché la fotografia sì, è la infatti, mia. Non vorrei la sua che immagine. Questo... Se sente un fastidio alla spalla lo dica. No, anzi al cuore, ecco. Questo è un po'. Ecco, vedi. E poi è adesso al costato, se guardate è impazzito, lo spillo è impazzito. Da sì. Solo, si sta muovendo, questa è una tipica fattura. Ecco, certo, noi l'abbiamo voluto mostrare così, senza grandi preamboli, perché non abbiamo bisogno di suggestionare, anzi stiamo dicendo il contrario, state attenti perché in un clima diverso, nello studio del mago, tutto sembra più magico. Un altro esempio era quello questa della bambolina. Ha un'immagine un po' macabra, ci è stato riferito da diverse vittime di maghi che hanno visto una cosa del genere, quindi noi ci siamo preoccupati di riprodurla. Questa bambolina che si sistemava così sul palmo della mano. Guardate bene. E accadeva una cosa stranissima. Ecco, se l'avete visto fare, lo vedete anche adesso, però noi vi assicuriamo che, non ci sono cordine, non c'è niente, ma che è un clamoroso trucco. Qualunque mago che sia andato a scuola da un buon prestigiatore, e purtroppo ce ne sono, per come diceva Barrago l'altra volta, ci sono dei prestigiatori che fanno magari i maghi e ci sono anche dei prestigiatori che magari qualche volta insegnano ai maghi i loro trucchi. Purtroppo. Questa casa sta in linea perpendicolare tra il sorgere e il tramontare del sole. E quindi tutte le energie dell'universo sono concentrate in quest'asse perpendicolare dove sta la mia casa. Sono molto favorita. E ti posso dire che qualsiasi persona viene in questa casa se ne ritorna indietro serena, tranquilla, trova molta serenità interiore. Io almeno l'ho trovata totalmente. Franco, nel gennaio del 96 tu ti sei rivolto ad un mago che si faceva pubblicità in televisione, per quale motivo? Questo mago prometteva di risolvere qualsiasi tipo di problemi.
Io tramite il 144 lo contattai. Specifico che per contattarlo feci molta fatica perché le linee erano enormemente intasate. Comunque riuscì a mettermi in contatto in diretta nella sua trasmissione direttamente con lui. Il quale mi fece una specie di preconsulto, però molto generico, nel quale mi disse fissiamo un appuntamento e particolareggiamo meglio tutta quanta la tua storia. Mi fissò un appuntamento per il 3 febbraio, che era un sabato, all'hotel Igea di Brescia, al quale andammo io e mia madre. Questo tizio ci fece un giro di carte, secondo lui, più particolareggiato, nel quale vide delle, secondo lui, grosse negatività sia a me che a mio padre che a mia madre e oltretutto anche alla casa, e disse che lui, per togliere queste negatività, avrebbe preteso la somma anticipata di lire 5 milioni che noi ovviamente in contanti non avevamo, perché avevamo una cifra oscillante circa di 200-300 mila lire. Lui ci disse: avete degli assegni o altri oggetti di valore? Noi rispondemmo: abbiamo il libretto degli assegni. Allora lui pretese un assegno dell'importo di lire 5 milioni, al quale la mia mamma si oppose, perché disse: ma scusi, lei pretende tutto e subito. E lui si giustificò dicendo che questi 5 milioni gli servivano per acquistare materiale, roba di vario genere, polverine, soluzioni, eccetera eccetera. Una volta incassato questo assegno da 5 milioni, il mago come si è comportato? Il mago ci aveva detto che dopo circa una settimana si sarebbe messo lui in contatto da noi per venire appunto a casa nostra per togliere questa negatività, e quindi noi aspettammo una sua chiamata o telefonata in tal senso, cosa che passata una settimana, passata due, passato un po' di tempo, non si fece più vivo, non si fece più vedere. A quel punto hai deciso di recarti di persona nel suo studio milanese? Sì, io mi recai addirittura per ben tre volte nel suo studio milanese, e per di più una quarta volta assieme ai miei genitori, e più precisamente il 21 marzo del 1996. E mi recai per i due motivi per i quali l'avevo contattato: per il mio precario stato lavorativo e per la cagionevole salute di mio padre. Specifico una cosa: che io mi recai assieme ai miei genitori nel suo studio il 21 marzo 1996. La data è molto importante perché avevamo fissato un appuntamento con lui alle ore 18 per quel giorno, al quale gli feci presente che la mia situazione lavorativa stava precipitando, e lui mi snobbò dicendo: ma che cosa stai dicendo? Non ti rendi conto di quello che dici? Io ho controllato, ho verificato tutto e tutto risulta a posto e tutto mi risulta bene. Nemmeno un giorno dopo, e più esattamente 12 ore dopo, cioè mezza giornata, i miei ex datori di lavoro, perché a tutt'oggi ormai sono ex datori di lavoro, mi notificarono la lettera di licenziamento. A quel punto lì io, umanamente parlando, non ci ho visto più. E che cosa ho fatto? Un po' di giorni più tardi, e più precisamente ai primi di aprile, l'ho denunciato presso la caserma dei carabinieri, e l'ho denunciato per tre motivi specifici: ovviamente per truffa, per evasione fiscale, perché il mago, o presunto tale, quando pretese i 5 milioni ovviamente non rilasciò né fattura né ricevuta fiscale, e per falso in pubblicità televisiva, perché lui nelle sue trasmissioni autogestite continuava a dire e a ripetere che in caso di non buon esito o di esito negativo dell'una o dei più problemi che ognuno di noi poteva avere, avrebbe restituito per intero l'intera somma, cosa che non ha mai fatto. Il mago ha tentato di rimediare però in altro modo, ti ha offerto delle alternative. Sì, il mago mi fece una proposta che a dirla può sembrare paradossale, grottesca o assurda, cioè mi propose delle, tra virgolette, polverine con le quali io mi sarei vendicato della gente che mi aveva fatto del male, più precisamente della gente che mi aveva licenziato. Oltre a questa della polverina, ti fece un'altra proposta il mago? Sì, mi fece un'altra proposta parimenti scandalosa. Mi propose di partecipare a una specie di prestito al quale io avrei dovuto anticipare il capitale, che era, guarda caso, sempre di 5 milioni, e lui mi avrebbe dato la metà dell'interesse, che era il 10% mensile specifico. Lui in pratica mi avrebbe dato 250 mila lire fisse mensili per 20 mensilità, alle quali io alla fine delle 20 mensilità avrei recuperato il capitale iniziale di 5 milioni e gli altri 5 milioni che gli avevo già anticipato a suo tempo, e più specificatamente il 3 febbraio,
come capitale iniziale, cioè ci tengo a specificare che io dopo oltre 2 anni avrei recuperato l'intero capitale di 10 milioni, però rimettendoci tutti quanti e per intero gli interessi. Senza contare che oltretutto in questa maniera qua io mi sarei reso complice di un reato di usura. Franco ha messo sul piatto alcuni problemi. Primo, il problema dei 144 o adesso 166, sì, che non riguarda tutti i maghi, però che riguarda una bella fetta di maghi, soprattutto quelli che fanno le carte, che promettono, esatto, che esatto, promettono degli interventi in diretta televisiva. Gestiti da grosse società. Ecco, adesso questo lo sentiamo. Sì. E l'altro è il problema del come restituire i soldi, i rimborsi che non arrivano e via di questo passo. La storia dei centralini. Beh, la storia dei centralini è semplice e allarmante nello stesso tempo, perché il 144 è uscito dalla porta ed è entrato dalla finestra, questo è il senso. Le grosse società, è chiaro che investono addirittura su operatori dell'occulto che non conoscono, cioè li conoscono ma non li fanno operare. Chi risponde ai telefoni? Sono signorine centraliniste, non sono maghi, quindi è chiaro che la persona non parla mai con il mago, con l'operatore dell'occulto. Talvolta arriva in diretta. Qualche volta può arrivare in diretta, ma attenzione, perché qui subentra l'inganno, cioè in questo caso abbiamo visto non solo la fregatura, ma anche addirittura il rischio dell'usura, perché abbiamo verificato che anche in altri casi il mago ha preteso o ha chiesto, suggestionato il cliente, ha chiesto alla persona di fare un prestito e poi è scattata l'usura perché magari la persona che ha fatto il prestito era amico del mago. Quindi ci sono tutta una serie di raggiri, sono come le scatole cinesi delle società, anche i raggiri dei maghi percorrono la stessa strada. Mettete al centro del cerchio le schedine o i biglietti o il vostro nome e con la candela a destra fate 5 gocce di cera su questo biglietto. Con la massima concentrazione. Dopo aver terminato di dire per 3 volte la preghiera precedente, spegnete le candele, legatele insieme con un qualsiasi spago e riponetele in un luogo sicuro da sguardi invidiosi. Il foglio di carta deve essere distrutto, o meglio bruciato, e gettato lontano da casa. La volta successiva il rito ha materiale sufficiente per essere ripetuto 3 volte e il foglio deve essere rifatto. Il rito è concluso e se volete ripetere questo rito della fortuna per almeno 3 mesi mi potete contattare i numeri telefonici che sono nell'inserto e io vi potrò inviare ciò che vi serve per la vostra fortuna. Io sono stato il primo, non in Sardegna ma in tutta Italia, ad avere questo smercio di talismani per corrispondenza. Come tutte le cose belle, tutte le cose importanti, vengono copiate immediatamente, di modo che io ho creato un mostro che ha dilagato paurosamente e queste persone che vendono talismani sono fiorite come fiori in primavera. È vero che i talismani sono una delle... degli oggetti di più frequente vendita, insieme alle polveri, polverine. Sì, sì. Qui tra l'altro lo spediva dicendo voi poi pagate se ottenete risultati entro un mese, altrimenti me lo restituite, cioè il massimo proprio dell'ilarità e della satira, dell'umorismo. Insomma. Perché? Beh, perché non si può, un mago se è sicuro di se stesso non può dire guarda se funziona poi mi mandi i soldi. Beh, però in questo caso lui non riceveva soldi. È solo un discorso psicologico, infatti la metà i soldi glieli mandavano, quindi certo, incassava tantissimo, cioè è sempre in rapporto alla suggestione che si crea nel cliente. Una specie di effetto placebo, comunque... Uno nota una piccola nota positiva entro il mese e allora lo calcoli di proprietà. Certo, sì, certo. Quindi vuol dire è ancora più efficace. Ma certo. Ma lui comunque poi ha continuato a vendere, ha smesso con i talismani, ha venduto profumi magici. Profumi. Ho capito. E anche questo pare che al garante non piaccia. Ma sì, perché poi bisogna riempire di nuovo le boccette e bisogna ricomprare i profumi. La tua denuncia che effetti ha prodotto? La mia denuncia come effetti, in base alle 3 accuse che io feci a suo tempo, ha avuto come effetto principale la chiusura dello studio, perché nel famoso blitz di fine anno, nel quale rientrò tra virgolette anche il mio mago, misero sotto sequestro lo studio per fare le opportune e dovute indagini, ma soprattutto il fatto che io l'ho denunciato per pubblicità ingannevole, lui tramite il garante non ha potuto più apparire in nessunissima trasmissione televisiva, autogestita e non. Ora questo mago continua la sua attività? La continua nel suo studio, però non in televisione, cioè in uno studio privato.
tramite il telefono, tramite altri mezzi, ma non tramite la televisione. Pur senza voler essere identificato, tu hai avuto comunque il coraggio di denunciare, non molti seguono questa tua scelta. Sì, purtroppo è così, non molti seguono questa mia scelta, anzi direi che siamo forse in pochi, per non dire addirittura degli unici casi. So, per esempio, di una signora la quale è stata truffata di ben 80 milioni e che non ha mai denunciato il fatto, l'accaduto, l'episodio, proprio per non infangare il buon nome della ditta della quale il marito è il proprietario. Quindi qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio: non abbiate paura, non abbiate timore, denunciate, denunciate, vedrete che qualche effetto ci sarà. Io già alcuni effetti li ho visti. Gli hanno tenuto sotto sequestro lo studio per 6 mesi, gli hanno proibito di andare in televisione, rischia grosso anche sul piano finanziario nonché giudiziario. Quindi la denuncia i suoi effetti li sta già avendo e li avrà ancora di più in futuro. Quindi seguite un consiglio da vero amico, credetemi, denunciateli, non abbiate paura. Panunzio, mi rendo conto che è come sfondare una porta aperta, ma ha ragione Franco, denunciare. Direi di sì, bisogna insistere perché è il modo migliore per smontare tutto e per rendere il nostro paese più civile. Ecco, però Franco ci ha, come dire, aperto gli occhi su una situazione. Ne abbiamo già parlato, forse è meglio in questo momento specificarla meglio. Denunciare va bene per tutte le cose, evasione fiscale, truffa, sì. Però ci sono meccanismi più rapidi per, come dire, fra virgolette, vendicarsi di quello che si è subito. Certo. Per esempio la pubblicità ingannevole. Sì, sì. Perché truffa, evasione fiscale... Ci vuole tempo. Circonvenzione incapace, comunque ci vuole tempo e comunque non sempre, diciamo, l'autorità giudiziaria ha tempo per queste cose. Certo. Ecco. La pubblicità ingannevole è una mossa diabolica. Beh, sì, diciamo, visto che parliamo di diavoli e diavoleria. Praticamente in 3 mesi si ha già una sentenza, quindi siamo e velocissimi. Nel caso specifico cosa è successo? Beh, nel caso specifico leggo brevemente, io in mano la sentenza, sì, contro il mago in questione, posso anche dire... lasciamo perdere, non l'ha detto. Vabbè. Franco, non diciamo. Comunque un mago che lavora a Milano nella zona di Piazza... Esatto, e dice affermazioni tendenti ad abusare per esclusivi fini commerciali, ripeto, esclusivi fini commerciali, di quell'atteggiamento che il nostro stesso ordinamento giuridico definisce credulità popolare. E poi aggiunge: risulta ingannevole un messaggio che, sfruttando la credulità di soggetti particolarmente influenzabili, lascia intendere che talismani o oggetti simili possano risolvere problematiche di vario genere, ovvero catalizzare eventi favorevoli agli eventuali acquirenti. E questa anche la Cassazione si è pronunciata proprio nella stessa direzione. Confermando questa linea giuridica. Sì.